Ciao ragazzi, bentornati su Clima Scar Fishing. Uggioso questa mattina. È molto uggioso. È nebbia, classica giornata autunnale. Esatto, autunnale, sì. Anche verso l'inverno ormai, sì. Perché stiamo andando verso temperature fredde. Oggi sì. Ci sono più o meno 6 gradi, quindi... Macchina in arrivo, Cream. Macchina in arrivo. Quindi ragazzi, siamo allora, su strada. Siamo in uno spot... Aspetta. Nuovo, vai. Per voi. Perché non abbiamo mai fatto alcun video qui, quindi è la prima volta che veniamo, diciamo, come Climax. Altra macchina, Cri. Sì, c'è questo piccolo problema di macchine, ma però si sente l'audio. Ok, adesso ci siamo. E quindi ragazzi, niente, allora oggi siamo, adesso vi faremo vedere ovviamente le immagini, dove siamo, dove stiamo pescando, vi spiegheremo tutto come siamo abituati a fare. E sappiamo che non sarà una giornata ovviamente proficua, perché siamo libera e oltretutto in un periodo un po' particolare, quindi speriamo almeno di riuscire a vedere un pesce. Sì, pesce. Quello è il target, almeno riuscire a vederne una. Esatto. Sarebbe bellissimo, magari anche bella. E che dire ragazzi, bene, il video comincia, vi lascio le immagini e buona visione, vai. Allora ragazzi, come stiamo pescando? Beh, innanzitutto ultimamente ci vedete spesso usare due canne a testa e non più tre. È una scelta un po' personale quella di usare due o tre canne. Ogni tanto qualche bip. C'è corrente. È una scelta un po' personale. Ultimamente noi ci troviamo bene perché dove andiamo comunque tre canne sono un po' troppe sinceramente per questi spot qua, perché vuol dire due lenze in più in acqua. Un conto se si va magari su un lago e allora la possibilità di calare tre canne a testa c'è, ma su un fiume così spot dove non hai chissà quale portata d'acqua, noi facciamo ricadere la nostra scelta su usare solamente due canne. Dove sto pescando? Allora, innanzitutto ho buttato qui, se inquadri, una canna là tra il cespuglio giallo e la parete di foglie arancioni, perché lì c'è anche un ramo sopra che viene giù, mi sembra un buono spot per il passaggio delle carpe per andarsi a alimentare. L'altra canna invece qui l'ho buttata dove c'è quelle foglie gialle sugli alberi, proprio a ridosso di quella legnaia là, con la speranza che appunto se parte il pesce, ovviamente frizione chiusa, perché se parte sicuramente andrà a incagliarsi là, quindi recupero forte, dinamico, perché non posso lasciargli metri di filo. Con l'occasione ragazzi vi faccio vedere i mulinelli nuovi che ho preso, che sono i Sonic Turnos, sempre 8000, che ho abbinato appunto sulle mie extractor, e tanta roba ragazzi, tanta roba, sono veramente contento, perché gli altri li ho provati, perché come sapete noi prima di investire cifre importanti preferiamo prendere un attimo un qualcosa di più economico. Proviamo, quindi in questo caso io ho provato il marchio, perché Sonic non l'avevamo mai usato, eravamo abituati io, ma anche Christian adesso, ai mulinelli Shimano, quindi sono andato prima a prendere i Vader X, ok? Mi sono trovato bene, però ho capito che ci voleva qualcosa in più. Adesso ho fatto l'investimento importante, quindi ho preso i top di gamma, che sono i Turnos 8000, doppia bobina sempre, quindi su una la treccia, sull'altra il filo, e cavolo, sono veramente dei bei mulinelli, ve lo posso garantire. Adesso non resta che provarli con una carpa e capire un attimo come giocano di frizione e tutto. Niente, qua continua a suonare, andiamo a vedere adesso qui come si è posizionato. Ciao ragazzi, all'inizio la master. Sto pescando appunto con due canne e diciamo che lui ha preferito calare tutto nella sponda opposta, invece io ho messo anch'io una canna, quella di destra l'ho messa lì diciamo a un metro da quegli alberi lì, l'altra invece l'ho messa in corrispondenza di quel tronco lì
più indietro, quindi sono quasi in centro, sono quasi in centro del canale. Ho voluto provarla a mettere al centro per vedere se nel mezzo del canale c'è passaggio. Qui c'è, diciamo, un problema, non è un problema, diciamo, però, della corrente, perché c'è più corrente rispetto, diciamo, gli altri, diciamo, canali che abbiamo qui in zona. Quindi abbiamo usato dei piombi più pesanti e abbiamo optato, poi non so Max, la scelta del Combi Rig, proprio perché è un terminale che una volta in acqua mi sta bello teso e rigido, perché nel fondo comunque non è pulito, ci sono presente, sono erbe, c'è un po' di fango, quindi non è proprio pulitissimo. Quindi abbiamo deciso di pescare in questa maniera e basta. Poi c'è un discorso di pasturazione. Allora, oggi come stiamo pescando, ragazzi? Sappiamo che nel periodo invernale, teoricamente, ok, perché sono tutte, diciamo, teorie, si direbbe di usare dei stick mix in inverno più che magari le boilies, ma per un fatto di pasturazione, che gli sfarinati entrano prima in pastura. Noi oggi abbiamo a disposizione, diciamo, qualche ora in più del solito, quindi abbiamo deciso di pasturare con boilies, ok? Il mix è quello al Beerfoot che pasturiamo normalmente. Mix molto fresco, perché è stato fatto veramente l'altro giorno, quindi è proprio fresco, senza conservante, senza niente, e quindi dovrebbe entrare molto velocemente in pastura. Abbiamo pasturato gli spot dove stiamo pescando, li terremo pasturati per tutte le ore che staremo qui e niente, speriamo di prendere qualcosa, insomma. E ovviamente se prendiamo un pesce, subito andremo a pasturargli sopra per cercare di tenerci lo spot pasturato. Poi ragazzi, quello che succede succede. Bene. Giacche nuove, perché vi avevamo chiesto di consigliarci appunto dell'abbigliamento tecnico invernale inerente a car fishing, appunto, e c'è stata una forte divisione tra canale YouTube e social, sì. Quindi marchi, acqua, tracker, fox, ci avete scritto in tantissimi, corda. Anzi grazie, vuol dire che di tutto ci volete bene, quindi. Esatto, grazie. Esatto, ma è anche un argomento molto sentito, perché il freddo, quando inizia a farsi sentire, secondo sì, me è importante avere un buon vestiario, insomma, per affrontare sessioni invernali. Esatto, perché, insomma, poi sta male, quindi forse è meglio sempre coprirsi. Esatto, quindi la scelta nostra è ricaduta sulle puffer jacket di corda Thermolite, ok? Perché Cri? Beh, perché allora innanzitutto abbiamo visto che belle i vari modelli, insomma, di vedere un po' di modelli, sì, di vari negozi, sì, eccetera, sì. Ci hanno colpito queste più delle altre per il fatto che sono veramente morbide, cioè addosso non le sentiamo. Sì, è un piumino alla fine. E quindi ci consente veramente di essere molto agili nei movimenti, non... Cioè, ripeto, sono veramente leggere come giacche, sì, tengono bene il caldo, quindi caldo, sì. Siamo caduti su questo modello proprio, sì, perché, sì, insomma, c'è anche la tasca qua. Sì, ottimo. Non sono ingombranti, sono leggere, comode e oltretutto non temono il freddo, non temono il vento, esatto, e nemmeno e l'acqua, non temono l'acqua, perché e oltretutto sono anche opla là, acqua addosso a Christian. Perché? Volevo farlo vedere. Farlo più. Volevo farlo vedere. Perché? Perché sono anche, come si dice, idrorepellenti. Idrorepellenti, tipo, no? Sì. Quindi l'acqua scorre via. E insomma, se capita anche una giornata dove viene giù un cioè, po' di qui pioggerella. Qui voi vedete il segno, ma sì, in realtà se io tocco, insomma, è asciutto qua, non è si bagnato. Si asciuga in un attimo, perché l'acqua scorre via. Cioè fa le micro palline di acqua praticamente. Mi lava lui, capito? Devo farlo vedere. E scorrono via. Quindi, contenti della scelta.
Questo però riguarda solamente la parte alta, ok? Adesso ci mancano, diciamo, volevamo prendere il punto dei pantaloni salopette e basta, quindi adesso vedremo però appunto molto più agili rispetto agli altri anni, quando avevamo quel giubbottone enorme che sì, teneva caldo, però eravamo un po' così, sì, due mini Michelin, non riuscivamo a muoverci bene, quindi basta, sono contento, ragazzi, grazie a tutti che ci avete consigliato, veramente, sì, che ci avete scritto veramente in tanti. Bene, esatto, ragazzi, esatto. La sessione adesso va avanti, sì, e pastoriamo ancora un pochino. Esatto, vai. Cree? Sì, qualcosa tira. Ok, com'è? Troppo te lo dico. Occhio ai rami là in fondo, Cree. C'è qualcosa? Ok, appoggio un attimo qua la videocamera. Tira? Com'è, Cree? Allora, è una scelta. Vabbè, un po' carina. Piccolina. Vai. Ok. Wow! Bellissima! Con cosa le prende? Adesso te lo dico, lì dovrebbe essere mainline. Ah, oh, vino di neve, o vino di neve. Un secondo, ragazzi, vai a prendere la culla. Ragazzi, allora, ha fatto una partenza molto strana, perché è partita forte, poi ha rallentato, poi ha puntato subito la sponda, quindi magari dato anche dal periodo invernale così. Allora, questa sono riuscito a prenderla con un innesco bilanciato della mainline, ho fatto un omino di neve tutto giallo, eccolo qui, e come vedete, insomma, riga molto semplice e basta, ragazzi, adesso ve la faccio vedere. Eccola qua, ragazzi. Un attimo, non è una carpa enorme, ma diciamo che in questo periodo ogni carpa è buona. Mi ritengo fortunato, ho preso questo, niente, è agitata, ma tira sino sempre sotto, ragazzi, poi ci sono i motivi. Adesso si dovrebbe calmare un po', aspetta, ok, perfetto, eccola qua, ragazzi, una bellissima carpa di canale. Wow! Sì, sì, è stupenda, ragazzi. Wow! Questa veramente per me è... questo periodo è un trofeo. Eh sì. Bene, ragazzi, adesso io direi che una foto me la merito e poi la rilascio. Ok. Prepariamo a lasciarla andare. Andrà un po' di acqua. Con sputazzo, sì, sputato, però grazie. Adesso, ragazzi, la prossima cosa da fare subito è pasturare, perché se è passata questa vuol dire che c'è il branco che gira, quindi adesso ripasturo e speriamo che ne parti un'altra. Questo è il rig, ok, quindi sempre combi rig, sempre il discorso del piombino, che stiamo veramente vedendo che fa un'enorme differenza. Questa passa in tungsteno? Sì, 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 ok. Passa in tungsteno, scusami, sì, è messa, diciamo, alla giunzione tra il fluorocarbon e il boom e il trecciato, fa questo lavoro qui che, cioè, veramente sembra una cosa assurda, ma da quando abbiamo cominciato a farlo, ragazzi, perfette, non ne abbiamo quasi più perse. Bene. Rig, questo è l'innesco, ragazzi, adesso le cambio, faccio lo stesso identico innesco, è tutto bilanciato e basta, adesso ne prendiamo un'altra, perché ne prendiamo un'altra. Allora, ragazzi, cogliamo questo tempo, insomma, di attesa, anche per le volte dargli gli spunti, per rispondere a qualche domanda che ci fate. Allora, ultimamente stiamo pescando parecchio con i clor, gli ultimi ami di casa corda. Per chi non conoscesse il clor, è quest'amo qui.
Ora spero si veda, vediamo se inclino un po' la mano, perché mi cade sennò, quindi lo vedete? Si vede? Sì. Perfetto. Questo, ragazzi, è un amo che è concepito, ha già una curva di suo dove non serve mettere il kickers. Io gli ultimi pesci fatti, insomma, ultimamente li ho fatti con quest'amo qui. Mi fa risparmiare i kickers e vedo che le allamate sono diverse. Sono molto diverse rispetto alle altre allamate. Vedo che sono più non sono esterne, sono abbastanza, cioè l'allama proprio giusta, mentre prima magari, se questo è il labbro della carpa, no? Succedeva delle volte che l'allamata veniva fatta qui. Invece ultimamente le allamate sono qui. Sono più dentro. Sono più interne, non sono profonde ovviamente, ma sono più interne. Quindi è anche una sicurezza in più in fase di combattimento, infatti non ne ho più persa una. Questo per dire, alle volte bisogna provare a cambiare, a vedere, a fare delle prove per trovare l'amo giusto. Io ultimamente, ripeto, sto pescando con quest'amo qui e mi sto trovando molto bene. Ripeto, mi fa risparmiare sui kickers, su un mucchio di cose. Il rig che faccio è molto semplice, come avete visto, è il combi rig. Ci metto semplicemente qui la termorestringente, che mi vado un po' a regolare il cappello quando ne ho bisogno. Mi tiene il rig bello giù e vi garantisco che non serve nemmeno mettere la boiler, perché alle volte facendo la prova si allama da solo. Quindi niente, ragazzi, questo era un po' per parlarvi di quest'amo e di come ci stiamo trovando, ecco, insomma. Bene. Ragazzi, mentre aspettiamo e contiamo le macchine che passano, perché c'è un casino qua, fare una breve video, cioè, spero si senta l'audio più che altro, sì, perché sarà il 70° video che facciamo adesso, perché volevo lanciare non un sondaggio, porre un quesito, un diciamo. Quesito, esatto, come ho detto prima, io e Cristian ultimamente, vuoi per le sessioni veloci che facciamo, vuoi perché magari abbiamo usato i carrellini, vuoi perché altri motivi, non lo so, ci troviamo a pescare appunto con due canne. Domanda, chiedo, secondo voi in spot dove appunto sul fiume o qualche piccola cava, dove per noi la terza canna è quasi inutile e può essere anche di disturbo, secondo voi il nostro ragionamento è giusto o sbagliato? Cioè, sì, conviene lasciare due canne fuori oppure sono due occasioni perse? È una cosa che crimi. No, più che altro ci stiamo accorgendo che più passa il tempo e meno abbiamo voglia di avere tanta roba. Stiamo cercando anche di attrezzarci a dei set da pesca veloci, pratici, sì, sì, con poca roba. E perché qui torna sempre il famoso discorso picchetti pod. Esatto, perché non so, ragazzi, magari in questa pesca siamo in tanti e sì, è giusto ognuno, sentire un po' il parere di tutti. Ognuno ha le proprie idee. Noi ultimamente abbiamo deviato verso una, diciamo, una strada dove cerchiamo di avere il meno roba possibile. Sì. Quindi, a meno che non andiamo sul lago, a meno che non siamo in sessione di due giorni, quindi dove siamo tranquilli, possiamo portarci più roba, però ecco, stiamo vedendo, vedo che stiamo tendendo ad andare verso veramente il minimal, un po' English style, esatto, verso il minimal. Quindi anche avere delle borse dove la borsa, la propria borsettina dove dentro ci metti, quindi avere un borsone unico con tutto dentro, sì, sì.
la praticità, insomma, ecco quello che stiamo cercando. Il mio quesito è: visto che avete visto le immagini anche dal drone, su uno spot così voi avreste pescato con tre canne o ci date ragione e abbiamo fatto la scelta giusta a pescare con due? Se pescate da soli, perché ovviamente se uno pesca da solo puoi dire però sono da solo, tre canne le metto. Ok, se siete col quindi socio, se siete in due, perché esatto, ovviamente noi siamo in due, quindi ecco. Ma sai che Cri, anche da solo probabilmente avrei tirato fuori solo due canne. Sì, anch'io, però giusto anche dare i puntini. No, no, certo, certo. Diteci cosa ne pensate. Bene ragazzi, allora, sessione finita, contenti perché comunque di sti periodi anche fare un pesce sul fiume sì, non è una roba da buttare. Tenendo in considerazione che non abbiamo fatto pastorazione preventiva, tenendo in considerazione che stamattina purtroppo è successa una cosa, adesso vi spiego. Tanto passa. Praticamente noi questa mattina non dovevamo venire a pescare qui, su questo spot. Sempre diciamo nel naviglio, più a valle, un po' più a valle, qui fanno gare clandestine nel frattempo. Praticamente noi dovevamo andare a pescare più a valle, sì, 500 metri più in fondo. Quindi noi stamattina siamo partiti col buio, ovviamente siamo arrivati nello spot e sì, perché era le 5:30, quindi era buio. Esatto. E niente, quindi pile in testa, abbiamo visto un attimo in giro, io ho guardato dall'altra parte, lui dall'altra, non abbiamo visto nessuno, c'era una macchina, però ho guardato, non ho visto niente. Mi abbiamo montato tutto, insomma, sul più bello che stavo cominciando a pastorare lo spot, ci siamo accorti che c'era una tenda da car fishing. Quindi, ora, ragazzo, signore, non so chi tu sia, e comunque, se ci conosci, eravamo noi stamattina. Ciao. Quelli che a un certo punto sono presi e sono andati via. Sì, sì, no sì. Ragazzi, il discorso è molto semplice. Per correttezza, Cri, per correttezza, esatto. Perché comunque anche se eravamo a 50 metri di distanza, insomma, non era bello comunque piazzarci lì con quattro canne dove lui magari aveva anche... Sì, è vero che il fiume è di tutti, ok, per carità, però c'è anche il buon senso. Esatto, siccome c'era la tenda sicuramente avrà pasturato, eccetera. Sì, magari erano anche in due. Nonostante avevano... avevamo già calato le canne, abbiamo preferito comunque tirare su tutto, sì, ci siamo dovuti spostare e abbiamo lasciato giustamente la zona tranquilla per il pescatore che stava pescando. Quindi ecco, massimo rispetto insomma per... Sì. Perché queste cose qui insomma ci vuole, perché altrimenti se no se tutti ci mettiamo ce ne freghiamo. Però dai, siamo stati ripagati sì, con questo bel pesce, quindi va bene lo stesso. Esatto. Quindi anche ecco, se non era questo lo spot prefissato, però comunque il fiume è sempre questo. Sì. Comunque onorati insomma di essere riusciti a prendere in ogni caso un pesce in questo periodo. Detto questo ragazzi, niente, noi come al solito andiamo a pescare ancora entro fine anno? Difficile sarà duro ragazzi, non lavoro... so se dopo questo video ne seguiranno altri perlomeno per la fine di quest'anno, forse sì, forse no, dipende, vediamo perché c'ho in mente un video su un rig che mi hanno richiesto, sì, quindi vediamo un attimo. Detto questo ragazzi, noi adesso smontiamo tutto perché abbiamo ancora tutto quanto da montare. Speriamo che questo video, come al solito, vi sia piaciuto, che sia servito a qualcuno, i vari spunti, esatto, che stiamo dando di video in video, quindi continuate a scriverci come fate sempre, se avete bisogno di qualcosa noi cerchiamo come possiamo di metterla a video, tenendo sempre in considerazione che non siamo dei professionisti, quindi esatto, anche noi cerchiamo di avere supporto da diciamo persone sicure che ci danno anche una mano. E niente, vi diamo appuntamento al prossimo video. Esatto. E da Cri Muscat Fishing è tutto. Ciao ragazzi.